e non so. Cosa sarò domani, ma poi rivedo il sole qui, al di là del mare. Buonasera amici di 100% Bari, bentornati, anzi benvenuti dalla sede a noi preferita, insomma, la sede che ci piace tanto, e lo scorso anno abbiamo condotto tutto il girone di ritorno con un amico live, questa volta di 100% Bari. Buonasera Duccio, Duccio Coglione, il prof, presenta da dove siamo e soprattutto poi diciamo per quale motivo questa puntata speciale extra Bari quest'oggi. Ciao Marco, siamo all'interno del centro ginico Sportline di Bari in via Papa Bonifacio 1, numero 10. Quest'oggi, Duccio, racconteremo, sarà una puntata speciale, perché raccontiamo la realizzazione di questo cortometraggio su Edgar Ciani, che è conosciuto non solo di persona a luglio, ma già lo conoscevi, calciatore che è entrato nel giro di 5 mesi nel cuore dei tifosi biancorossi. Il cortometraggio, che è una produzione esclusiva di 100% Eventi, si intitola, vi faccio vedere pure una foto, che è quella che è poi la locandina, Edgar Ciani da rifugiato politico a calciatore professionista. Duccio, tu hai recitato un ruolo, questo non lo possiamo spoilerare, all'interno di questo film, soprattutto ti chiedo che emozioni, insomma, come è stato vivere l'aria del set? Ma è chiaro che intanto l'ho vissuta tra amici. Edgar è una persona eccezionale dal punto di vista umano, prima ancora di essere un grande calciatore, quindi un po' tutti coloro i quali hanno preso parte a questo cortometraggio lo hanno fatto nella piena disponibilità l'uno dell'altro, quindi è stato un piacere, è stato quasi un divertimento. Io ho fatto una piccolissima parte perché è chiaro che il protagonista unico è Edgar, però mi ha fatto piacere quella mattina prendere parte alla scena di questo cortometraggio, perché comunque, ripeto, c'eravamo tutti noi, è stato bellissimo. Un cortometraggio, Edgar Duccio, che nasce in realtà già un anno, oltre un anno, perché in concomitanza con i 30 anni della nave Vlora, con un maestro nel suo, il fotoreporter storico, il maestro Vittorio Arcieri, avevamo la voglia di scrivere qualcosa, di realizzare qualcosa di bello, qualcosa che lasciasse impronta, però per quanto riguarda il popolo albanese, quel famoso sbarco. E chiariamo, in questo film si parla di Edgar Ciani, arrivato come rifugiato politico e non come profugo, c'è comunque una differenza, ma addirittura lui arriva un anno prima della nave Vlora, perché se vai su internet, Duccio, tuttora c'è qualcuno che pensa, comunque che è stato addirittura scritto, che Edgar Ciani fosse arrivato con la dolce nave Vlora. Sì, sì, è chiaro che poi anche questo cortometraggio, questo film va anche a chiarire alcuni aspetti della storia di Edgar, ed è chiaro che quel periodo che noi tutti abbiamo vissuto in giovane età lo ricordiamo con un grande dispiacere per la tragedia che quel popolo ha vissuto in quel momento, e che ha cercato attraverso il mare Adriatico di trovare un momento di sollievo e un futuro diverso da quello che stavano vivendo in quel momento. Quindi è chiaro che va fatta anche, tra virgolette, chiarezza su alcuni episodi e momenti e passaggi che ha vissuto Edgar in quel periodo, e questo è anche merito tuo, perché la ricostruzione che tu hai fatto di questa storia mette alla luce alcuni momenti che sono stati nel corso del tempo e della storia diversi dalla realtà.
momenti diversi dalla realtà e la sua storia è connotata dal mare, se vogliamo. Non a caso chi ha realizzato, che ringrazio pubblicamente, Stefano Tataranni, la colonna sonora Al di là del mare. In questo cortometraggio sono state toccate diverse tappe dal mare, proprio dalle sue origini, perché arriva appunto in un porto, all'importanza del mare, della vitalità. Il mare può essere da una parte speranza, dall'altra può toglierti la vita, perché appunto molti suoi fratelli un anno dopo, profughi, e tuttora succedono queste cose, perdono la vita appunto in mare. E questa canzone che ha realizzato Stefano Tataranni, che si esibirà nelle tre date che poi andremo a ricordare, Al di là del mare, dice davvero tanto, perché al di là del mare si è creata una vita, si è creato un futuro e un presente, questo ragazzo che è diventato addirittura poi calciatore professionista. Sì, hai detto praticamente tutto. Il mare è, per chi vive delle tragedie, rappresenta quel passaggio verso una vita migliore, però ecco, è un passaggio che purtroppo molto spesso può essere una trappola. Nel caso di Edgar invece è stato quel ponte che lo ha portato ad una vita migliore, e lui soprattutto grazie alla sua famiglia e alla forza, alla determinazione, al carattere di queste persone, Edgar è riuscito a imporsi, a ritagliarsi uno spazio importante, a fare quello che lui ha sempre desiderato fare nella sua vita, e poi ecco, la vita ti restituisce quello che magari in passato ti ha tolto. Appunto, sì, la vita cerca di restituirti quello che molte volte si è perso per strada. Lui che da piccolino accarezzava questo sogno di diventare calciatore, e in realtà poi è riuscito addirittura ad esaudire due suoi obiettivi, quello di diventare calciatore professionista, ha giocato in diverse squadre importanti, ha giocato in quel di Catania, ma non solo, ha giocato con grandi campioni, con Cavani, ma soprattutto ha toccato l'apice in biancorosso. Che vuol dire questo? Soprattutto per te, Duccio, che ci tenevo fossi presente nel mio film, no, non solo anche per un'altra cosa che andrò a svelare a presto, ma il Bari, l'emozione dello stadio San Nicola, raccontiamola a chi magari ci sta seguendo, che cosa ti dà quell'atmosfera? Oggi è lo stadio San Nicola, ieri era lo stadio della Vittoria, però soprattutto con la tifoseria biancorossa, che per chi ancora non l'ha capito ti dà qualcosa di unico. Tu l'hai vissuta da protagonista sul campo con un ruolo dirigenziale. Sì, è chiaro che poi Edgar ha vissuto un momento esaltante di quella stagione, quindi lui ha giocato delle partite importantissime davanti a un pubblico numeroso e poi, come ben sappiamo, eccezionale sempre. Ti regala delle emozioni uniche. Io ho delle partite che non dimenticherò mai. Quando da preparatore atletico sono stato sulla panchina del Bari, il mio debutto è stato affascinante quanto amaro, perché la mia prima partita al San Nicola da preparatore atletico in panchina è stato contro il Pescara di Zeman. E in quel Pescara giocavano giocatori come Ciro Immobile, come Verratti e come Insigne, quindi dei ragazzini, ma veramente una squadra eccezionale che aveva una corsa, un gioco e delle qualità individuali che poi proprio in quella partita fecero anche la differenza. Il Pescara vinse 2-0 a Bari, ma fece una partita incredibile con questi fenomeni che poi sono diventati dei campioni e hanno scritto in gran parte la storia del calcio italiano nell'ultimo decennio. E ti regala delle emozioni uniche. Tu molto spesso e più volte hai ricordato quel famoso Bari-Lanciano, in quel famoso Bari-Lanciano c'erano 5-6 mila persone allo stadio, però ecco, tutti i baresi ricordano quella partita perché al quarto gol del Bari sembrava che fossero 50.000 e non solo 5.000, e comunque in quella partita, nonostante ci fossero tantissimi tifosi del Lanciano, se non ricordo male circa un migliaio, c'è stato veramente un'atmosfera, un trasporto che hanno dato i tifosi del Bari, che hanno aiutato a spingere i calciatori in campo a vincere quella partita. Quindi i tifosi del Bari, io poi, tu lo sai Marco, seguo anche ogni partita interna della Lazio, e quindi posso anche fare un confronto, no? E stiamo parlando di una grandissima tifoseria, anche quella della Lazio. Però
Io che ho vissuto il San Nicola, so quello che accade a San Nicola, vedo ogni 15 giorni cosa accade allo Stadio Olimpico. C'è anche Vito Sant'Arsiero che ci sta seguendo, che tra l'altro è uno che sa benissimo, conosce benissimo l'atmosfera dell'Olimpico, perché Vito ha vissuto tanti anni a Roma ed è da grande appassionato di calcio, ha seguito anche le partite di Roma e Lazio, quindi sa bene quello che sto dicendo. È imparagonabile la tifoseria del Bari, è imparagonabile perché riesce veramente, ripeto, a prescindere dai momenti, perché tutti quanti ricordano il Bari 55.000, famosi della scorsa stagione. Ma possono essere anche 5.000. Io ho vissuto nel Bari nel 2012-13, nel 2011-2012, dove c'era un momento negativo, che venivamo dal famoso Masiello, eccetera, eccetera. Quindi c'era un distacco della tifoseria, però quei 5-6.000, che poi sono diventati 10-15.000, si sentivano ogni domenica in maniera eccezionale. E così, Duccio, e tante volte ho ricordato questo Bari Lanciano, tra l'altro l'altro giorno in diretta su Passione Bari, tu eri dall'altra parte in streaming, io da studio appunto avevo detto chissà che il Bari non faccia come quel Bari Lanciano. È stato meno emozionante, però comunque il Bari ha portato a casa l'intera posta in palio. Intanto saluto Vito Sant'Arsiero. Allora, prima volevo toccare un altro tasto con te, perché non è stato per nulla facile, è stato molto difficile per me, però quest'oggi, prima di ringraziare l'apporto per il patrocinio delle istituzioni, voglio ringraziare a livello così pubblicamente l'Istituto Convitto Cirillo. Ringrazio te, Duccio, che mi hai fatto da tramite con i professori, con la professoressa Simona Santoro, con il professor Celone. Dopo una serie di mail, loro hanno accolto, hanno accettato questo progetto. Con te abbiamo fatto un bel progetto l'anno scorso perché eri a Bari. Quest'anno, devo dire, mi dispiace, ma non entrerò nel merito, c'è stato solamente da parte di questo istituto questo riscontro, però io voglio dare merito oggi, Duccio, veramente a questo convitto, il convitto Cirillo, che ha aderito da subito all'iniziativa, senza se e senza ma, senza dover mettere, per dire, appunto, perché eravamo partiti da determinate situazioni e loro hanno accettato, perché realizzare un cortometraggio è davvero difficile e costoso soprattutto, ma non è solo per questa parte, è davvero difficile mettere insieme tanti tasselli. Quindi io, a te che non solo sei un preparatore atletico, ma sei un professore, un educatore, tant'è che quando facciamo la puntata sul calcio scommesse hai fatto anche una lezione di educazione civica e veramente sociale anche per i tuoi studenti. Quindi vorrei che dai oggi, quest'oggi, oltre al contributo che hai dato a me come persona, e ti ringrazio, una spiegazione anche di questo, insomma, quanto è importante che le scuole in questo caso rispondano, anche perché non è un'opera in questo caso a scopo di lucro, è un'opera questa che stiamo spiegando quest'oggi, questa sera, un'opera educativa, un'opera che vuole lasciare un tratto di storia. Abbiamo parlato dell'archivio storico di Vittorio Arcieri, ma dentro c'è davvero di tutto. Sì, è chiaro che il mio compito facendo l'insegnante è stato quello da tramite tra te, Marco, e alcune figure legate al mondo della scuola. Il Cirillo ha avuto una grandissima intuizione, perché poi alla fine il tema ti spinge poi a poter spendere in una certa direzione all'interno di un'istituzione scolastica questo progetto o una qualsiasi altra iniziativa. E loro sono stati molto bravi perché hanno partecipato con l'intera scuola utilizzando le ore di educazione civica, perché poi il tema da rifugiato politico a calciatore professionista nel mondo della scuola oggi è facilmente spendibile. E quindi loro, così come hai ricordato in occasione degli episodi legati alle scommesse di alcuni calciatori, proprio in occasione di una trasmissione che abbiamo fatto, io ti ho chiesto proprio di ritagliare uno spazio, e da lì ho creato quest'anno a Roma, al Liceo Scientifico Farnesina, una lezione di educazione civica. Quindi molti di questi episodi che avvengono nel calcio, così come l'iniziativa
di cui tu sei protagonista, è chiaro che può essere spesa se all'interno chiaramente delle scuole c'è innanzitutto la volontà e poi anche l'intuizione di poter spendere al meglio questo tipo di iniziative. È un peccato che la risposta non sia stata ancora più massiccia. Io sono certo che alla luce di quello che stiamo vedendo in relazione a quelle che sono le sensazioni in attesa del 20 novembre, che molte scuole si pentiranno di non aver partecipato, perché sia dal punto di vista mediatico sia poi nella sostanza dei fatti, questo tuo progetto già oggi sta riscuotendo un grandissimo successo che raggiungerà il suo apice in quella settimana dove verrà proiettato il film, in quasi tutta la settimana, non solo a Bari ma anche a Polignano, dove parteciperà il Cirillo in massa, e non solo, nella prima, dove ci saremo noi e tutti, e tanti giornalisti, tanti uomini dello sport e tanti tifosi del Bari, che invito comunque quelli che ancora non l'avessero fatto ad acquistare il biglietto, proprio per riempire quello che io ho chiamato Royal, ma che nel frattempo, nel corso degli anni, ha cambiato nome. Io sono rimasto a Royal perché quando ero ragazzo andavo lì al cinema, adesso mi hai detto tu oggi che invece ha un altro nome. Tra l'altro ti dico, dirò di più, io non lo sapevo neanche, in passato veniva chiamato Cinema Lido Lucciola, e con grande dispiacere purtroppo ho preso l'altro giorno, forse da redazione di Telebari, che il Cinema Esedra del quartiere Madonnello, un'istituzione in quel quartiere, addirittura sta per chiudere o ha già chiuso. E questo è un dispiacere, perché il cinema, così come dall'altra parte il diffondere della lettura, dei libri, sono dei pozzi di scienza, sono dei pozzi di formazione che oggi servono, soprattutto in tempi di scommesse, in tempi di violenze. La sera di Halloween, tra virgolette, è stato aggredito un turista, da barese me ne vergogno, ma non c'entra nulla la sera con Halloween, c'entra nell'inciviltà, nella maleducazione delle persone e nel distinguersi come delle bestie inferocite, perché poi la bestia in sé per sé è tranquilla, sta al posto suo. Invece purtroppo molte volte poi prevalgono questi atti di prepotenza, di prevaricazione, quando poi c'è tutto un percorso dove veramente bisognerebbe avere una reazione diversa, bisognerebbe avere una lettura di tipo diverso. Anche quando siamo magari per strada e stiamo guidando, se uno rispetta la propria velocità, va i limiti in strade extracittadine, ti trovi il delinquente che ti bestemmia fino alla settima generazione e magari ti devi stare pure zitto. Sì, in relazione a questo ultimo tuo passaggio, io ho visto il video, sono rimasto dispiaciuto, perché chiaramente la violenza è quando poi tu la vivi, anche se solo indirettamente, in un luogo a te familiare, non rimane indifferente, ancor di più se mai fosse capitato in un'altra città o in un altro luogo. Io ero a Roma, proprio attraverso una delle notizie di uno dei giornalisti di Bari, ho letto prima la notizia e poi ho visto l'immagine. Però poi io, perché mi è stato fatto una domanda da un collega di Roma, proprio perché io leggevo la notizia mentre ero a scuola e quindi ho condiviso questo momento con un collega, lui subito si è girato e ha detto: ma come, Bari è una città che nel corso del tempo, degli anni, è bellissima e migliorata? E io gli ho confermato esattamente questo, perché quell'episodio che è accaduto l'altra sera è comunque un episodio sporadico, non capita ogni sera, ogni settimana, per fortuna, episodi di questo tipo. E quindi io ho confermato, perché comunque è vero, ci sono delle zone, purtroppo ancora definiamole franche, come Piazza Umberto. Io, a me stesso è capitato di imbattermi in una situazione non piacevole, poi siccome io caratterialmente sono uno che evita qualsiasi tipo di discussione, ma se fosse capitato uno magari un po' più, un po' meno diplomatico di me, probabilmente sarebbe successo qualcosa. Quindi Bari è una città bella e io questo lo posso confermare. Io ho vissuto quando ero bambino le difficoltà di questa città e oggi posso dire che Bari è una città, una delle città dove si vive meglio. E però dispiace che purtroppo qualche delinquente, purtroppo questo non l'ha ancora ben capito, ma diciamo che
fondamentalmente è difficile poter pensare di avere una città all'interno della quale tutte le persone rispettano le regole, le norme, le leggi. Può capitare, spero che non capiti mai più, anche gli episodi, ecco, parlando del mondo della scuola, legati a delle forme di bullismo, in Italia ne capitano tantissime, a Bari non tantissime, anche se ultimamente purtroppo c'è stato un grave episodio in una scuola di Bari, però devo dire che tutto sommato questa città è una città che ha fatto dei grandi progressi nel corso del tempo. Non di recente sono state date, tra l'altro, anche le chiavi della città all'attrice Luisa Ranieri, Lolita Lobosco, che appunto dal sindaco la settimana scorsa. Intanto vedo, Duccio, tanti commenti, però prima che te li faccio leggere ringrazio Ah, ma chi ha dato. non ho gli occhiali. Ah, ok, allora proviamo Vediamo un po'. Lolita Lobosco, dicevo. Comunque andiamo a vedere qualche Allora, commento. ci saluta Vito Sant'Arsiero che abbiamo citato prima e che saluto sia da parte mia, immagino anche da parte sua, che ricorda quel famoso barilanciano, anche lui, che chiaramente Vito non avevo dubbi avesse vissuto in prima persona. Vito, ci siamo incontrati a Terni. Quindi diciamo uno che segue quando può il bar in trasferta, ma adesso sempre lo segue al San Nicola e ci capita che anche attraverso la nostra rubrica, la mia rubrica, ci confrontiamo settimanalmente. E sempre Vito dice l'Olimpico ha un'atmosfera unica. Aspetta Vito, purtroppo, ma casa nostra è casa nostra, cioè Bari e sostiene Bari, insomma, varie Bari, sì, sempre è varie così. Bari. Purtroppo Vito, siamo due cecati. E quindi non è facile Poi c'è Rocco intervenire. Barletta che saluto, gli C'è Rocco auguro una Barletta. pronta guarigione perché anche Rocco Barletta è uno degli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo film, un amico di C'è anche 100% la Mare. nostra amica e mia collega Marina Basile, quindi diciamo c'è Alessandro Mastronardi, ecco, ci sono tante persone che ci seguono, cari amici, cari amiche, colleghi, e quindi è sempre un piacere salutarli anche in diretta. E allora, oltre a questo, a breve ci sarà un collegamento telefonico prima di chiudere. Duccio, volevo ricordare chi, oltre appunto, avevo salutato Rocco Barletta, che è stato uno degli sponsor di questo film, un altro a breve lo chiameremo perché conduce tra l'altro come anche una trasmissione sul Bari, su Radio Sound City, però voglio ringraziare le istituzioni. Perché le ringrazio? Perché innanzitutto hanno sposato in pieno questo progetto, ci sono stati dei patrocini gratuiti, in primis dal Comune di Bari e l'assessorato allo sport, nella persona di Pietro Petruzzelli, che ha recitato all'interno del film, in che scena non ve lo posso svelare, però ha recitato e quindi si è davvero prestato. Gli amici del Museo del Bari, anche su di loro, saranno presenti quel giorno con una mostra delle maglie all'interno appunto di tutte le serate che si terranno tra Bari e appunto le altre date che ora andremo ad annunciare. E poi c'è anche il consolato albanese. Perché c'è anche un rapporto, c'è stata anche una scena con un rappresentante, con il console Bardi che saluto affettuosamente, sempre presenti con il popolo barese. Quindi penso di averli ringraziati tutti, manca Puglia Promozione perché anche loro ci hanno dato il loro patrocinio gratuito. Allora, Duccio, prima di chiederti un parere, nel frattempo che io poi contatto l'amico di 100% Bari, ti ricordo, voglio ricordare le date. Ovviamente potete andare sui nostri canali, le date sono il 20 novembre presso il cinema, anche cinema, appunto Duccio diceva l'ex Royal per chi magari lo conosce ancora con l'altro nome, quindi sotto appunto bisogna fare il ponte di via Quintino Sella e giungerete lì, è molto semplice, alle ore 20 l'inizio del film, quindi cercate di fare un po' prima, quel giorno ci sarà messo insomma. Sarà sorteggiata anche appunto questa maglia celebrativa autografata da Edgar Ciani, dovrebbe esserci anche Daniele Sciaudone che ha recitato all'interno del film. Daniele Sciaudone ci ha assicurato la sua presenza, o sarà il 20 o eventualmente il 22, a seconda di una partita della Fidelisandria che potrebbe essere posticipata di coppa. E poi appunto gli amici del Museo del Bari con una bella mostra, l'esibizione Canora di Stefano Tataranni, ma nel film ci sono anche le colonne sonore del maestro Enzo Camporeale. Ti chiedo, Duccio,
alla luce di tutto ciò, sicuramente c'è grande attesa per vedere questo film che ricorda una bella impresa del Bari non culminata con la Serie A come appunto lo scorso anno, però un Bari che alla fine è rimasto nel cuore di tanti baresi, soprattutto questo ragazzo che alla fine in soli 5 mesi, fortemente voluto da Guido Angelozzi, è riuscito ad entrare nel cuore dei baresi. E ti dirò di più, dal 4 al 7 che abbiamo girato il cast, in tanti ci fermavano per chiedere un autografo o scattarsi una foto. Sì, hai detto bene Marco, è chiaro che quel Bari non ha raggiunto la Serie A, però è stato un Bari particolare, una squadra che nel corso della stagione ha avuto tanti problemi che nascevano dalla società dove c'erano stipendi pagati in ritardo, c'era una situazione particolare, un miracolo calcistico firmato Guido Angelozzi e Piero Doronzo che sono riusciti ad allestire una squadra, non so ancora io oggi come, in difficoltà incredibili, e trovare calciatori poi che nel corso del tempo si sono ritagliati uno spazio importante. Edgar è uno di questi, uno che in quella stagione arrivò senza giocare tantissimo, poi lui riuscì a ritagliarsi questo spazio e riuscì a fare quella famosa doppietta, tornando poi al discorso dei tifosi, che creò un entusiasmo incredibile. E in quel momento io con tutta onestà credevo alla possibilità di poter raggiungere la Serie A, poi purtroppo svanita, però è stata alla luce, ecco, di quell'epilogo negativo, così come quello di questa, della stagione scorsa, e comunque un Bari che è rimasto nella mente, nei cuori dei tifosi, infatti tutti quanti lo ricordano sempre quel Bari, e così come secondo me anche con l'amaro in bocca per tanto tempo, nei prossimi anni noi ricorderemo anche il Bari della scorsa stagione, non solo quell'11 giugno, però noi ricorderemo sempre i Bari Chedira, i Bari di Foloruscio, Esposito che arrivò a gennaio, Caprile, Antenucci, cioè quel Bari della scorsa stagione noi lo ricorderemo forse non come quelli della famosa stagione fallimentare, però lo ricorderemo purtroppo con quel finale amaro, ma che ci ha entusiasmato durante tutta la stagione, perché il Bari dello scorso anno effettivamente ci ha entusiasmato, così come ci ha entusiasmato quel famoso Bari di Edgar Ciani. E proprio di questo ti volevo chiedere, tante volte l'abbiamo affrontato questo argomento con te, anche nella tua rubrica che invito a seguire, e sempre il giorno dopo la partita del Bari, molti si sono chiesti come mai poi sia quel Bari sia stato smantellato e anche questo Bari, perché probabilmente non posso dire, non ci avremo mai la controprova per dire a mani basse avremmo vinto il campionato, avremmo fatto un campionato di tipo diverso. Tra l'altro il Bari può ancora, è padrone del suo destino, non per vincere il campionato, ma per poter fare un campionato diverso da quello che in questo momento ha intrapreso in queste prime giornate. Però quel Bari di Daniele Sciaudone, quel Bari che ha fatto emozionare di Marino De Fendi, capitano, perché Caputo era reduce dalla squalifica, e quell'altro Bari invece che comunque fino a dicembre aveva fatto un bel calcio, poi avrebbe meritato la promozione più probabilmente del Cagliari, sono stati smantellati alla fine, smantellati, si è dovuti ripartire, e in questo caso le difficoltà sono state estreme, insomma. Adesso, ripeto, il Bari può iniziare un nuovo campionato, ma di questo ne parleremo domani, però ci sono anche delle similitudini, delle assonanze in qualche modo. Ma io, un po' come tutti i tifosi del Bari, ho più volte fatto un'analisi degli ultimi 12-13 anni di questa squadra. E un po' tutti ci siamo sempre trovati d'accordo sul fatto che qualcosa di impensabile è fiondato e si è piombato su questa società, su questi colori. Noi tutti abbiamo in mente quello che accade con l'autogol di Masiello, e come se non bastasse, poi purtroppo dopo poco c'è stato quel Bari dove c'ero io, con grossi problemi economici, con i punti di penalizzazione. E poi è arrivato il fallimento, poi è arrivato Gian Gaspro, una serie incredibili di situazioni difficili da vivere, che sarebbero state dimenticate se con un po' di fortuna, ecco, il Bari della famosa stagione fallimentare sarebbe andato in Serie A, fosse andato in Serie A.
o se magari fosse andato in Serie A il Bari della scorsa stagione. Avrebbe resettato tutto, avrebbe fatto dimenticare, mettere tutto alle spalle, però purtroppo sembra che qualcosa di negativo continua ad abbattersi nei confronti di questa tifoseria, di questi colori, di questa squadra, di questa città. È veramente incredibile. Non so, è difficile poter rispondere a questa domanda, Marco. Io ho sperato che nella stagione scorsa qualcosa di buono potesse finalmente arrivare a Bari. Bastava poco, veramente quei 2 minuti, che ripeto, avrebbero fatto dimenticare tutto quello che abbiamo vissuto in questi anni, perché veramente poi alla fine ti trovi con 55.000 tifosi nonostante tutto e capisci che questa città ha delle potenzialità incredibili. Non lo so, io mi auguro che alla luce di questa recente storia del Bari, ecco, la società dei De Laurentiis prenda a cuore tutto quello che di brutto è capitato in questi anni per cercare finalmente di regalare un sorriso. Io mi auguro che a gennaio la famiglia De Laurentiis si intervenga in maniera determinante perché ne ha le potenzialità e mi auguro che possa finalmente regalare un sorriso a questa tifoseria perché lo merita. Basterebbe poco perché comunque una base su cui lavorare c'è. Basterebbe un investimento che non è un investimento come quelli che sono stati fatti a Napoli. Bastano 2-3 milioni di euro per poter veramente far sì che questa società, questa squadra possa nel girone di ritorno fare quei punti sufficienti per occupare una posizione nella griglia playoff e giocarsi le proprie chance per poter andare in Serie A anche in questa stagione. Io ci credo, ma in segreto ci credono tutti i tifosi del Bari, ci credono perché altrimenti non sarebbero i tifosi del Bari. Però a patto che realmente questa società faccia degli investimenti diversi da quelli che ha fatto, o meglio, che non ha fatto nell'estate scorsa. E mi auguro che questo ca accada perché, ripeto, questa classifica è corta, come è sempre stata quella di Serie B. Io lo conosco bene questo campionato, so che cambia tutto nel girone di ritorno. A gennaio ho visto veramente squadre trasformarsi. Il Bari lo deve fare, non credo alla possibilità ormai di poter raggiungere un'eventuale promozione diretta anche con uno stravolgimento in sede di mercato perché quelle 2 o 3 squadre secondo me stanno incominciando veramente a dettare leggi in questo campionato, Parma e Venezia e Palermo, anche se il Palermo sta avendo qualche difficoltà ultimamente e io che seguo molto il Palermo, vedo le partite del Palermo, secondo me il Palermo ha un organico incredibile, veramente incredibile, secondo solo al Parma e solo ha una vera e propria Ferrari, però non ha un grande pilota, questo lo posso dire con certezza perché con tutta onestà seguo le partite del Palermo, forse le ho viste tutte e onestamente ha dei limiti oggettivi che a Palermo tutti quanti i tifosi gli contestano alla società, quindi secondo me queste 3 squadre ormai si stanno ritagliando il loro spazio, però il Bari può giocarsi le sue chance, secondo me, e nei playoff, a patto che realmente cambi qualcosa in sede di mercato. Nella speranza che ci contatti il nostro amico, se no ovviamente sarà per una prossima volta. Duccio, ti chiedo, sì, prima parlavi di un solco, no, appunto lo salutiamo, il nostro amico Giuseppe, che non, Giuseppe De Giosa, che non riesce a salutarci. Io, tu prima, facendo un tuffo indietro sul film, parlavi di una Bari che è stata rivalutata. In questo, ha fatto tantissimo il nostro sindaco Antonio De Caro, però in passato, tornando alle origini del film, c'è stato un altro grande sindaco per Bari, il sindaco Dalfino, dalla quale è nata anche, poi la famosa frase che, appunto, sono a Bari al Palazzo di Città, c'è un busto a lui dedicato, Enrico Dalfino, e appunto l'installazione dell'artista Jasmine Pignatelli lungo il waterfront di San Girolamo. E saluto anche gli amici di San Girolamo che soprattutto in grande parte saranno presenti in una delle 3 date disponibili. Questo per dire, Bari è stata sempre
una città che ha avuto grandi amministratori, da Rodo di Crollananza a Dalfino. Dalfino che è presente nel mio film, non solo per il monumento, per una scena che vedete ovviamente nel trailer, quindi questo non lo posso nascondere. Io ringrazio di cuore Giuseppe Dalfino, che questa sera avrebbe voluto dire la sua, però per motivi lavorativi non riesce. Giuseppe Dalfino, che hai conosciuto pure tu, hai conosciuto in quei giorni, se non mi sbaglio, ti sei avuto il modo di conoscerlo. Anche in questo caso si è creata quell'amalgama, ti posso dire, e io, oltre alla scena dove è partecipato pure tu, ma quella appunto la vedranno i nostri amici, i nostri utenti al cinema, l'altra scena dove mi sono emozionato è stata proprio questa scena tra Edgar Giuseppe Dalfino, perché Edgar, consapevole dei racconti della mamma, della storia che hanno vissuto i suoi connazionali, e Dalfino lo stesso, era già comunque più grande ovviamente rispetto a Edgar, quel giorno lui era in Venezuela, gli fu raccontato, però ovviamente ha vissuto sul padre il dolore che il padre ha vissuto in quel giorno, perché il padre ha poi combattuto con le istituzioni affinché non fossero rinchiusi come in un e non fossero rispediti a casa, insomma, si è davvero battuto il padre con quella famosa frase che appunto poi infelice da parte dell'epoca del presidente del Consiglio dell'epoca. Ma che Dalfino sia stato un grande sindaco, io ero bambino, quindi è chiaro che non posso, diciamo, riportare direttamente una testimonianza se non quella che ci è stata raccontata dai nostri genitori, che hanno vissuto una Bari che già in quel periodo cercava di venire fuori dalle problematiche fisiologiche che in quel periodo, che non era un periodo facilissimo per la città di Bari, questa città purtroppo viveva. Io parlo anche della criminalità minorile. Bari, quando eravamo piccoli noi, era una città non facilissima. E questo passaggio che è avvenuto nel corso del tempo, grazie anche a questi amministratori, non solo a quello attuale, ma anche a quelli che ci hanno accompagnato ai giorni nostri, uno di questi è sicuramente l'ex sindaco Dalfino. Le testimonianze dei suoi familiari, di suo figlio, chiaramente trasferiscono l'immagine di un uomo che in quel momento, quando arrivarono gli albanesi da una situazione drammatica, è riuscito a tirar fuori tutta la sua umanità per confrontarsi da prima e poi scontrarsi con alcuni apparati delle istituzioni che in quel momento vedevano il tutto come una minaccia. Quindi è stato un insegnamento grande che va trasferito alle nuove generazioni, ai ragazzi, e questo film è uno dei passaggi che avrà questo film, sarà proprio di portare questo tipo di testimonianza a tutti quegli studenti che riempiranno la sala, il cinema, ai quali ci sarà proprio l'occasione di poter dire quanto questa città è stata fortunata nel corso della storia ad avere degli amministratori bravi, e uno di questi è stato proprio l'ex sindaco di Bari Dalfino. Allora, siamo, Duccio, in chiusura, vado, diciamo, a ringraziare gli utenti che sono in linea. Questa puntata la potrete rivedere anche poi successivamente sul nostro canale di YouTube di 100% 20. Ringrazio tra l'altro gli altri sponsor, top sponsor di questo cortometraggio, perché hanno dato, soprattutto in fase di startup, un contributo importante. Questa è la locandina, parlo appunto, ringraziavo Fabio Carofiglio, Cinzia Iusco, gli amici del Garden, due grandissimi ristoratori, Mimmo Del Vecchio e Raffaele Dentico. Grazie a te, con la tua palestra Ginico Sport Line, che ci ha ospitato tutta la stagione scorsa, che ci riospita in questa occasione, l'amico poi che anche lui ha fatto parte, e lo vedrete, del nostro film, ha dato il suo contributo, Alessandra Brescia, il centro sportivo All Stars. Faccio gli auguri a Michele Matteucci, che vedo che è collegato, e lo saluto per il suo compleanno, e tra l'altro all'altro presidente Dario Lombardi, che sono tra l'altro molto legato, perché con lui ho iniziato il mio percorso con l'associazione culturale Gigresi. Un ringraziamento anche a loro per aver portato con loro quel percorso che poi si è trasformato in 100% eventi, che a luglio scorso ha ereditato il testimone di 100% Bari, di cui comunque l'ho fondata, e con me in questa esperienza Francesco Cellammare, che vado a salutare.
salutare, è 100% Bari, con 100% eventi, una produzione di 100% eventi, è stato realizzato questo cortometraggio. Una battuta finale con te, Duccio, con gli utenti ci ritroveremo domani sera alle ore 20 per parlare esclusivamente del Bari. Domani alle 12.30 parlerà Marino e appunto a seguire poi avremo l'appuntamento con la rubrica della CAR. Una battuta conclusiva, Duccio, per salutare i nostri utenti, abbiamo detto le date, 20 anche cinema, ore 20, venite prima, 21 a Polignano a Mare, pure per gli amici della provincia, chi di Conversano, chi comunque da Monopoli potranno andare al Vignola, Polignano a Mare alle ore 20.30 e l'ultimo appuntamento alle ore 20.30 all'ABC, in quel caso potete scrivermi o su Messenger o mandarmi un'email a iusco.marco@libero.it. A te, Duccio, una chiusura e un invito ovviamente per venire a vedere la prima o comunque negli altri giorni. Io ringrazio anche le media partnership, gli amici della redazione sportiva, la redazione sportiva di Telebari, una persona di Enzo Tamborra, un grandissimo Cristian Siciliani, Radio Bari, Paolo Ruscitto, con Luca Guerra, la redazione di Telesveva, con il caporedattore Mario Boracino, oltre a Giuseppe Monno, sempre presente ai miei eventi. Grazie a te. Io chiudo con il piacere e la curiosità poi di vedere questo film, non vedo l'ora che arrivi il 20 per questa prima serata. E in quella circostanza abbracceremo tanti amici, ma soprattutto Edgar Ciani, così come l'Italia tanti anni fa lo ha abbracciato. E ritornando un po' anche all'attualità, è legato al nostro campionato, mi auguro che sabato il Bari possa finalmente ritornare a vincere al San Nicola. Secondo me ci sono le condizioni, perché mentalmente la squadra adesso è anche più libera. Mi auguro che possa arrivare questa vittoria, che possa consentire appunto di poter ritornare a sperare in una nel raggiungimento di una posizione ai playoff che possa consentire a questa squadra nel finale di stagione di potersi giocare le proprie chance. Saluto tutti gli amici che ci hanno seguito, Vito Sant'Arsiero, amico e grande competente calcistico, Rocco Barletta, Marina Basile e tutti gli altri che ci hanno seguito. Io non ho ringraziato una persona speciale che mi supporta e mi sopporta, e Tess La Pedota, mia moglie, in quanto non solo fotografa, ma la regia è stata curata da lei, e quindi i meriti vanno assolutamente disi, perché la regia è la sua regia. Chiudiamo con questa bella immagine della locandina e le tre date che potrete andare a rivedere sui nostri canali. Grazie a voi per l'attenzione. E non so, cosa sarò domani, ma poi rivedo il sole qui, al di là del mare.